centro, quello pro imprese, ma la sente questa? Porro, questo... ma noi siamo gli unici, me lo faccia dire, sì. Porro. Porro, noi siamo gli unici. Quello che dice Elena Cropelli è verissimo per un'azienda con 30 dipendenti importante del Bresciano, una terra bellissima, ma vale paradossalmente per tutti, cioè sicuramente per chi fa azienda meccanica. Ma scusi, le faccio un esempio. Nella mia città, io sono stato sindaco di Firenze, la pasticceria Sieni, dice ma che fai, nome e cognome? Sì, una delle pasticcerie storiche di Firenze, quindi una pasticceria, nemmeno un'azienda meccanica, che ha messo sul cartello con la Confcommercio fuori la cifra di quello che pagava di bolletta lo scorso anno e quello che paga quest'anno. La stessa cosa che ha detto la Cropelli giustamente per la sua azienda oggi. L'antica pasticceria Sieni, la mia amica Andreina, ha comunicato che dopo 100 anni chiude. Allora, chi è l'unico soggetto politico che ha detto occhio, c'è un'ecatombe? Il terzo polo. Il leader del terzo polo, virgola, Carlo Calenda, virgola, 4 giorni fa ha detto ragazzi, qui si salta in aria, interrompiamo la campagna elettorale, facciamo un accordo tutti insieme, ha detto le stesse cose che diceva la Cropelli prima, e facciamo un accordo subito. Perché? Perché ci vuole una misura immediata, che è quella, io ho ricordato quella da 10 miliardi col GSE, ce ne possono essere altre, se qualcuno ha idee migliori non le prendiamo. Ma noi, lei sta dicendo agli unici che stanno dicendo che c'è un'emergenza, quando Calenda ha detto blocchiamo la campagna elettorale, Salvini... che